Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con Giacomo. Di cosa ti occupi? Allora, io mi occupo di investimenti early stage. Noi abbiamo, siamo un gruppo di investitori americani e italiani che investe in mobility. Operiamo soprattutto in California, cerchiamo deal e tramite un sistema di syndication andiamo a prendere deal e investire. E noi siamo partiti guardando esclusivamente deal all'interno dello spazio mobility e transportation. Stiamo poi evolvendo chiaramente in tutti i settori che sono annessi a quello della mobility. Perfetto, quindi oggi andremo a vedere insieme alcuni concetti base del mondo degli investimenti nelle startup e poi anche alcuni consigli per chi magari si sta interessando a questo mondo anche come investimento vero e proprio, quindi quali sono le opportunità, quali sono i rischi e appunto alcune informazioni base come quelle che abbiamo segnato qua per avere ben chiaro i vari livelli di investimento nel mondo delle startup. Che cosa si intende per startup? Allora, ci sono un sacco di definizioni e tante volte è una parola che viene usata in maniera sbagliata. Dunque, è semplicemente l'idea di avere una società privata che ha meno di 3 anni, che ha un'idea, sta sviluppando l'idea e sta cercando cosa viene definito come product market fit, ovvero un primo prototipo che viene effettivamente accettato e quindi validato dal mercato. Per quanto riguarda invece i livelli, i vari stage di investment, abbiamo selezionato qua, appunto partendo dal primo che è il bootstrapping, il livello base, quando si inizia a investire in una delle startup, fino poi arrivare all'IPO che è appunto la quotazione. L'ideale. Esatto. La startup può essere finanziata con diversi metodi e può essere finanziata in diverse fasi della vita effettiva della startup. Il passo iniziale è quello cosiddetto bootstrapping, ovvero dove i due founder mettono insieme i loro risparmi e iniziano a spendere per creare un prototipo, creare una piattaforma e iniziare effettivamente un business. Questa fase a volte si chiama anche la fase delle FFF, quindi la fase dei friends, family and fools. Esatto. Quindi gli amici, la famiglia e i pazzi. Sì, sono i primi che in teoria hanno fiducia in te. Perfetto, perfetto, esatto. Dopo il bootstrapping c'è un po' la fase pre-seed, che questa viene definito con un valore tipicamente dai 25 ai 100.000 euro. Di cui abbiamo l'intervento di cosa vengono definiti gli incubators, dove appunto società che sviluppano altre società in cambio di equity, quindi danno sia fondi ma allo stesso tempo si prendono equity. E solitamente prendono una percentuale anche abbastanza alta perché anche il rischio è alto, quindi loro, diciamo, ci sobbarchiamo parte del rischio perché è una nuova impresa. Sì. E in cambio prendiamo una percentuale abbastanza alta. Perfetto. C'è anche qui una cifra, solitamente una percentuale standard, allora, 10-15. Sì, io ho visto valori che vanno dal 2% fino al 10%. Uno degli acceleratori più famosi, per esempio San Francisco, prende circa il 6% e aumenta il capitale della startup di circa 100-150 mila dollari. Si passa poi al seed. Sì, il seed round è cosiddetto anche angel round, dove investitori, i cosiddetti business angel, oppure fondi di micro VC, quindi di micro venture capital, intervengono per fare sviluppare effettivamente l'azienda. Qui parliamo di check size più o meno anche qua dai 100 fino ai 300 mila. Il capitale che viene investito nella fase seed serve fondamentalmente per validare il prodotto, cioè qui bisogna fare molta attenzione a differenziare seed e series A, perché c'è veramente una differenza abbastanza radicale. La fase seed prende il prototipo, lo va a migliorare e valida l'idea con un mercato, quindi acquisiscono clienti, inizia a esserci una certa quantità di revenue e quindi si vede effettivamente che l'idea è valida. Il Series A, e da qui in su, è fondamentalmente gestita da ciò che vengono definite venture capitalist, quindi fondi di venture capital, che sono fondi effettivamente di investimento, e questi si occupano essenzialmente della fase di crescita organica dell'idea. Quindi nel momento in cui una startup vuole approcciare un venture capital, deve comunque avere già una validazione di mercato. E l'IPO invece, che è l'ultima fase, solitamente è quella che preferiscono le startup. Assolutamente, perché questo è il momento in cui si fa finalmente è il nirvana delle startup, cioè l'initial public offering, quando effettivamente l'azienda validata ha già un revenue, diventa pubblica e quindi si apre a tutto ciò che è il public financing e i mercati finanziari internazionali. Esatto, come è successo a famose startup recentemente come Uber. Perfetto. Passiamo invece alla parte, quello che può interessare più chi sta guardando questo video, magari come e dove si può iniziare se una persona oggi è interessata a investire nel mondo startup, quindi piuttosto che fare investimenti immobiliari o investimenti finanziari, decide di
investire o dare investire una piccola quota anche in una startup. Certo. Allora, ci sono diverse metodologie, non c'è un percorso che è migliore o peggiore. Io ho visto angel, business angel, VC che investono in diversi settori e in diverse geografie. Quindi prima cosa forse dal punto di vista di un investitore singolo è capire dove uno vuole spendere il proprio tempo dal punto di vista geografico. Cioè uno che è in Italia e magari all'interno di un settore specifico che sta assorbendo un sacco di tecnologia può avere un vantaggio competitivo per effettivamente investire come angel all'interno di quel settore, all'interno di quella geografia. Nel mio caso io viaggio spesso tra l'Italia e gli Stati Uniti, il mio angolo è quella mobility su startup californiane, quindi è dove voglio specializzarmi e dove effettivamente stiamo guardando in maniera più tecnica e più specifica. Uno dei primi step è quella appunto di andare più diretto, del tipo iniziare a fare una ricerca molto approfondita dell'ecosistema, vedere quali sono idee che potenzialmente possono interessare e letteralmente fare una cold email, un'email diretta, una chiamata o essere connessi direttamente col founder e iniziare un po' la discussione. Esatto. Ci sono diversi livelli, nel senso che uno può tranquillamente iniziare dando valore alla startup senza necessariamente dare capitale. Se io all'interno del mio ecosistema, per esempio, posso aiutare una tech startup a acquisire clienti, riuscire a risolvere determinati problemi, questa è comunque una moneta che è estremamente di valore. Esatto. Ovviamente la parte poi finale, quella dove io come investitore privato voglio effettivamente anche contribuire col capitale. Quindi si parla proprio di relazioni dirette. La differenza tra un investimento in mercati pubblici contro un investimento in startup è proprio dal punto di vista di quanto l'elemento umano viene, viene accentuato. Se sei anche amico, conoscente, parente all'inizio, esatto, o se sei una persona che può portare anche valore e quindi potenzialmente anche lavorare, avere parte attiva nella startup o anche come advisor. In Italia funziona anche spesso questo, fissa magari una quota come l'1%, sì, sì, e sei advisor. Gli advisor sono persone che aiutano nella parte iniziale, sia aiutare a validare l'idea, sia a dare il proprio supporto, apporto di una determinata expertise nell'ambito della startup stessa. Un altro metodo è quella di iniziare a informarsi e avere delle connessioni con gruppi di angel investors. Questo è anche un metodo favoloso perché permette appunto di accedere innanzitutto a un network di investitori che magari hanno più esperienza di chi magari sta giusto iniziando, ma allo stesso tempo hanno già un certo livello di deal flow che permette appunto al membro dell'angel syndicate di visionare determinate possibilità di opportunità di investimento. Quindi ci sono un paio in Italia che sono abbastanza famosi, uno a Torino che è molto conosciuto, si chiama Club degli Investitori, un secondo si chiama lo IAG, Italian Angels for Growth, anche estremamente conosciuto e connesso con l'ecosistema. Sono due risorse sicuramente fondamentali da considerare. Perfetto. E vuoi indicare altre piattaforme, siti o... Sì, allora, se c'è un interesse a investire all'estero, più verso gli Stati Uniti, altre piattaforme fondamentali da guardare sono AngelList. AngelList è una piattaforma che aggrega startup innovative nell'ambito USA e li connette con investitori privati oppure gruppi di investitori che sono interessati in determinati settori. Founders Fund è anche un'altra piattaforma che viene utilizzata. Seed Invest, però con Seed Invest iniziamo già a parlare più di equity crowdfunding, quindi un altro tipo di investimento, diversi tagli, meno angel group, più piattaforma, diciamo. Personalmente io preferisco avere relazioni face to face con angel che effettivamente hanno magari un portfolio e sono attivi e hanno un ruolo molto molto pesante all'interno delle diverse organizzazioni. Sì, poi quindi nel tuo caso è anche un lavoro a tempo pieno, quindi certo, il tuo lavoro è proprio quello di proprio creare relazioni, perché ripeto, questo mondo è fatto molto di relazioni, contatti e passaparola. Assolutamente. Quindi questo sì. Ci sono due altri elementi da valutare che secondo me è sempre bene mettere sul tavolo quando uno inizia a considerare l'angel investing. Allora, innanzitutto angel investing è un asset class alternativa, vuol dire che è ad alto rischio, c'è il rischio di effettivamente perdere tutto ciò che viene investito, quindi va considerata in maniera razionale all'interno di un portfolio di investimenti. Cioè l'idea non è quella di dire io risparmio, investo il 90% dei miei risparmi all'interno dell'angel,
perché è estremamente rischioso, ma bensì uso l'angel investing, l'early stage, come una diversificazione positiva del mio portfolio. Quindi tendenzialmente si consiglia di avere una percentuale tra il 5 e il 10% del net worth dedicata all'alternative, che può essere angel investing, può essere fondi di VC, eccetera. Questo esatto, è sicuramente... quindi non deve essere una strategia all in, tipo questa sarà l'idea del nuovo millennio, esatto, ci metto tutto il mio capitale, i miei risparmi, ma deve essere, come diceva, una strategia dove allochiamo un budget minimo. Assolutamente. Il secondo punto è quello che è il fatto di non sottovalutare il tempo che uno può metterci all'interno dei vari deal per quanto riguarda aiutare, fare delle connection, portare dei clienti direttamente alle startup, perché questo è un valore sicuramente fondamentale, ma questo implica chiaramente spendere del tempo direttamente con i founder e quindi, come dire, gestire e provare a crescere l'investimento, ma allo stesso tempo lavorarci. Non è un investimento passivo, senza dubbio. Sì. Sì. Ok ragazzi, spero che tutto questo sia stato utile, abbiamo detto tutto, no? Più o meno. Sì, i contatti di Giacomo sono qui sotto, lasciate un bel like a questo video, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto, così e schiacciate anche sulla campana così riceverete le notifiche e gli aggiornamenti sui nuovi video. Un saluto da Eli e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, grazie.